che andava alla riunione, gli abbiamo dato il titolo di pronto soccorso in vacanza. Vi devo raccontare che questa cosa è nata da una visita allo stabilimento Sonnini di Firenze, che è una realtà tutta italiana, creata da un farmacista, che per tanti anni ha prodotto prodotti naturali e molti prodotti omeopatici nel laboratorio della sua farmacia e poi a un certo punto ha deciso di farne un'azienda. Noi siamo andati a vederla, è un'azienda che non ha niente da invidiare ai grandi nomi, lavora con fervore, coscienza, con un macchinario eccezionale. E così abbiamo deciso di organizzare qualcosa che facesse conoscere a più persone possibili dei rimedi utili da portarsi in valigia quando si va in vacanza o da prendere prima, da utilizzare per se stessi, per i propri figli, per magari qualcuno che si può incontrare. Quelle cose facili da usare senza dover ricorrere, che sono al pronto soccorso, vero e proprio quello degli ospedali. E poi il nome pronto soccorso mi ha fatto venire in mente i ragazzi del soccorso. Ho telefonato al vostro presidente e ho detto: ci dareste il patrocinio per questa iniziativa che stiamo facendo? E lui ha detto: no, vi mando i miei ragazzi, ancora di più, vi mando dei ragazzi a dare delle dimostrazioni di manovre che possono essere utili da praticare quando ci si trova, che sono su una spiaggia piuttosto che in montagna, piuttosto che in situazioni in cui c'è qualcuno da soccorrere. E ci racconteranno anche casi che loro hanno avuto per essere di esempio a cosa poter poi fare in quelle situazioni. Poi bisognava trovare il posto dove farlo e ho chiesto all'amministrazione comunale se mi davano questa sala. Quando hanno saputo di che cosa si trattava, hanno detto: vogliamo fare anche noi la nostra piccola parte, perché è una cosa che può essere molto utile alla popolazione. Quindi ce l'hanno data a titolo gratuito. Li ringrazio quindi adesso pubblicamente. È un'occasione per fare gli auguri di buon lavoro all'amministrazione, sia veterani che nuove leve, per i prossimi anni a venire. Direi che a questo punto siamo pronti a partire. Il primo intervento lo farà la dottoressa Calieri con delle slide e con spiegazione di tutti questi rimedi che vi presenterà. Poi seguiranno i ragazzi del soccorso e poi, come tutte le cose che si devono concludere bene, oltre a nutrire la mente, nutriremo un po' anche la bocca. Ci sono Alberto e Vanessa che ci faranno un assaggio delle loro produzioni, perché questa invece è una startup navassese, una realtà tutta navassese che è nata da poco, e anche a loro facciamo gli auguri di andare avanti bene nella loro produzione. Producono alimenti fermentati, non chiedetemi di più perché non li conosco neanche io, però ce li faranno assaggiare questa sera. Buon ascolto a tutti. Grazie.